Siamo in piazza 20 settembre, quello che vedete alle mie spalle è il pupo, la maschera che presto prenderà fuoco con questo rito propiziatorio che chiude il carnevale. Siamo a Martedì Grasso, la piazza è gremita, è pienissima di gente, l'operatore Filippo Pucci vi farà una panoramica di tutto quello che c'è qui in piazza. In questo momento sta suonando sul palco Leo Maculand Trio, un trio di musica soul anni 70, anni 80. In questo momento è la musica che sta riscaldando gli animi, ma fra un po' a riscaldare gli animi e le persone sarà il rogo che verrà fatto qui per così chiudere l'edizione 2017 del Carnevale. Noi siamo qui, ve lo faremo vedere, e poi la grande estrazione per vincere l'Opel, che è il primo premio della lotteria del Carnevale. Allora ci siamo, pochi istanti e il pupo prenderà fuoco e così archiviamo questa edizione. Com'è stata, se possiamo fare un piccolo bilancio? È stata emozionante, una sensazione di gioia comune, veramente una leggerezza nell'aria, una serenità, è stato bellissimo, una parentesi bellissima. Ecco, ora siete proiettati per la prossima edizione, vi siete rodati, il meccanismo è partito, insomma, quindi insomma adesso pensiamo alla prossima edizione. Eh sì, ormai abbiamo capito come funziona, quindi se quest'anno siamo stati una bomba, il prossimo anno abbiate paura di noi. Sindaco, fuochi d'artificio, questa carnevalesca promette effetti speciali. Speriamo che non distruggano tutto, però è un guaio. No, ma è giusto che sia così, in fondo il carnevale è questo, è allegria, è movimento, è festa, è partecipazione. E in quanto partecipazione non possiamo che essere soddisfatti, perché veramente c'è stata tantissima gente, anche stasera la piazza è stracolma, quindi anche quest'anno il carnevale è il va. Ecco, allora siete riusciti nell'intento che vi eravate preposti all'inizio? Direi proprio di sì, veramente è stato emozionante, come diceva Flora, e ci abbiamo messo tanta grinta, tanta passione, e continueremo su questa strada perché vogliamo ancora di più. Ecco, la Fano città del carnevale non finisce questa sera, siamo solo all'inizio. Bene, insomma, tanti programmi, tanti progetti, la creatività per voi è un elemento essenziale. Assolutamente, adesso bruciamo il pupo e ci diamo appuntamento quest'estate. Tenetevi pronti che abbiamo tante bellissime idee. Ciao!